della serata, prima di dare la parola al gruppo Passo, ecco, che è anche un politico ma anche tecnica, perché la parola va al senatore Tommaso Casillo, che è assessore alla sicurezza e anche agli interventi di polizia sul territorio, quindi maggiormente responsabile proprio della parte tecnica della vigilanza ambientale. Grazie, buonasera a tutti. Credo di dover aggiungere poche cose, soprattutto dal punto di vista politico-amministrativo, alle cose che ha detto, bene il sindaco e per ultimo l'assessore Pasquale Mignola. E credo che sia stato giusto che il sindaco e l'assessore abbiano anche rivendicato con orgoglio un risultato che è sotto gli occhi di tutti. E quindi io non lo faccio, essendo anche consapevole che la condizione ideale della città e dei cittadini è ancora purtroppo lontana da quelli che sono i nostri desideri, i nostri auspici. Tuttavia questa conferenza stampa, testimoniata naturalmente dalla vostra presenza, è una conferenza stampa di qualità, per chi vi partecipa e per chi vi sta partecipando anche con la doverosa e dovuta attenzione, a dimostrazione della sensibilità che si dimostra sui temi importanti quali sono quelli dell'ambiente. Beh, io come assessore alla sicurezza vorrei tentare anche di sviluppare qualcosa a questa iniziativa, nel senso che è stato precisato dall'assessore, nasce come un'iniziativa tutela il territorio da un punto di vista ambientale, però la sicurezza non è solo una sicurezza fisica dei cittadini, che è la cosa più forse importante e essenziale, ma la sicurezza ambientale certamente non è da meno. Abbiamo la sicurezza sociale, la sicurezza alimentare, insomma il tema della sicurezza, come dire, è un po' qualcosa che tocca la vita di ciascuno di noi. Io più che altro, e naturalmente pongo anche qualche domanda, nella certezza che poi i tecnici saranno in grado anche di offrire una risposta, è possibile collegare questo sistema anche con la caserma dei carabinieri? È possibile, e naturalmente questo è un compito nostro, visto anche il successo che sta riscuotendo un'iniziativa del genere, se sia possibile impegnare ulteriori risorse per potenziare questo servizio, magari raddoppiarlo. Mi diceva l'assessore, a cui l'ho chiesto, ci è costato 60.000 euro. Penso che valga la pena fare un sacrificio per rendere più presente sul territorio un sistema di videosorveglianza. E qui vorrei rivolgere anche un invito e un appello alla stampa, magari lo faremo anche noi con dei manifesti, se è possibile, come credo che lo sia, promuovere, diffondere nella città, che voglio dire, questa è una città che si sta dotando anche di questa infrastruttura così importante, perché la conoscenza costituisce un deterrente. Il sapere che c'è una città che è videosorvegliata da un punto di vista ambientale sicuramente sarà un deterrente, perché in tante zone della città che sono state ricordate dall'assessore e dal sindaco, certamente non si verificheranno più gli atti di inciviltà. Mi dispiace dirlo, perché no. Da questo punto di vista noi siamo cittadini che non abbiamo un grado di civiltà adeguato. E probabilmente, aggiungo sicuramente, una città videosorvegliata è un deterrente anche per la delinquenza, perché io sono certo che se anche i delinquenti sanno che una città è più sorvegliata, probabilmente pensano di frequentarla di meno. E una città più sorvegliata, se casuale fosse stata una città più sorvegliata, probabilmente qualche omicidio si sarebbe potuto anche evitare. Come mi riferisco a quello di Mollino, dove purtroppo ancora, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, non si è ancora riusciti a individuare il colpevole, ma una città videosorvegliata in presenza di un delitto del genere.
altrimenti sicuramente potrebbe venire più facilmente a capo. Quindi l'importante adesso non è che si va verso una forma di violenza della privacy delle persone, però io penso che viviamo in un contesto sociale purtroppo dove è fondamentale che il controllo del territorio non può essere solo affidato alle forze dell'ordine, perché i loro impegni sono innumerevoli, perché i loro impegni riguardano non solo la città di Casole, ma un comprensorio che è fatto di tante realtà difficili, e quindi c'è bisogno, come dire, di un controllo che aiuti le forze dell'ordine. Il giorno 3 avremo un nuovo comandante, abbiamo assunto 10 vigili, ci sarà un concorso che bandiremo attraverso la mobilità per un ufficiale per dotare il comando di polizia locale di un vice comandante. Insomma, lo sforzo è in campo, è in atto uno sforzo per migliorare la struttura anche amministrativa del comune di Casole. Naturalmente non ci sfugge il compito difficile che abbiamo di fronte, perché non abbiamo solo il compito e il dovere di migliorare la città dal punto di vista ambientale e della sicurezza, poi ci sono altri problemi non meno importanti, anzi forse più importanti, che è la condizione sociale di tanti cittadini che si sono impoveriti nel corso di questi ultimi anni. Però noi ce la metteremo tutta, naturalmente sapendo di poter contare sulla comprensione dei cittadini, ai quali noi dobbiamo offrire una limpidezza e una trasparenza di comportamento. Noi fin quando faremo questo, metteremo in campo questi comportamenti, io sono convinto che anche in un momento di grande difficoltà, dove sarebbe anche comprensibile e giustificabile una tensione sociale, però questo da noi assume un fenomeno molto più ridotto rispetto che altrove. Io penso ci vogliamo illudere che questo sia generato anche dal nostro comportamento. Quindi io ringrazio tutti voi e spero che, sono certo che l'illustrazione, la spiegazione che ci offriranno i tecnici di Fastweb